Questa è la differenza tra gli impianti standard e gli impianti premium. Gli impianti premium sono quelli che si consiglia di usare nelle riabilitazioni complete della bocca, perché gli assi degli impianti il più delle volte sono degli assi divergenti. E se noi mettiamo 4, 6, 8 impianti è impossibile che saranno tutti paralleli, quindi avremo dei denti da montare sopra in maniera che l'occlusione sia parallela alla linea dell'orizzonte. Se l'impianto è storto, noi non possiamo mettere i denti storti, ma li dobbiamo comunque mettere dritti. Dobbiamo rendere le zone di inserzione parallele le une agli altri. Gli abutment, che sono questi, si vanno a fresare, ovvero vanno a essere limati, e si cerca di rendere paralleli agli altri abutment degli altri impianti presenti in bocca. Questi sono i cosiddetti abutment fresati. Il fresaggio, se fatto bene, viene fatto dal laboratorio, ma sono comunque degli abutment fragili che tendono a rompersi. Oltretutto, abbiamo messo nella categoria standard tutti quei tipi di impianti che hanno la connessione all'interno dell'impianto, che sarebbe questo braccetto qui, che è corto. L'impianto con connessione all'abutment corta, vedete che questo è più corto rispetto a quello invece premium, che hanno una connessione più lunga, permette di dare una ritenzione maggiore dell'abutment all'interno dell'impianto. Quando noi abbiamo gli impianti storti, abbiamo necessità di correggere l'asse, avere dei denti che sono ad asse parallelo, come utilizzando il multi-unit abutment. Questo abutment è diverso da questo perché hanno un piattello che è inclinato di certi gradi che permette di avere una inserzione passiva dei denti. Ci sono delle cliniche disoneste che questo non lo fanno, non lo stanno facendo perché stanno creando problemi a tanti tanti pazienti con la scusa del prezzo basso. Adesso vediamo una serie di carrellate di immagini che fanno vedere proprio questo piccolo problema che il paziente ignorante non conosce e che crea gravi problemi di salute sul lungo termine. Scegliete solo multi-unit abutment, MUA, e quindi marche di impianti dentali che hanno questo tipo di connessione. Costano leggermente di più, ma significa non buttare i soldi. Scegliete un paese dove si risparmia, come per esempio la Moldavia, però fate i lavori corretti. L'eccessivo risparmio delle volte nasconde questa piccola differenza. Ci sono delle marche di impianti dentali che non hanno questo tipo di connessione e vengono utilizzati in maniera scorretta per fare lavori di tutta la bocca, di tutta l'arcata. Non si può fare. E ora vi faccio vedere perché.